Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo e fare una recensione insieme a voi, molto conosciuto anche se un po' datato. Stiamo parlando di Amarige de Toilette di Givenchy. Amarige è un profumo davvero enigmatico, o lo si ama o lo si odia. Nasce nel 1991 da un super mega naso, Dominique Ropion, che è un naso che ha fatto dei profumi e ha creato delle fragranze stupende che sono rimaste nel tempo e saranno sicuramente insostituibili tra milioni di anni. È un profumo floreale, molto floreale, fruttato. Io l'ho voluto nella mia collezione nonostante questo tipo di profumo non mi si addica per niente. È un profumo che si sente tantissimo, ha un sillage stupendo, davvero enorme come gittata di profumo. È un profumo davvero basato sui fiori, adesso vi elenco le note, sono tantissime, come d'altronde andava un tempo a fare una piramide olfattiva stratosferica. Troviamo fiori d'arancia, la prugna, il mandarino, la violetta, la pesca, il neroli e il legno di rosa. Dopodiché abbiamo le bacche rosse, la mimosa, il garofano, la robinia, la tuberosa, che secondo me è l'assoluta protagonista di questo profumo, il ribes nero, la gardenia, la cassia, l'orchidea, il gelsomino, la rosa e l'ylang ylang. E di tutta questa carrellata mega galattica di frutta, fiori e tutto quanto, la vera protagonista, come vi dicevo prima, è la tuberosa. Quindi se siete amanti di questo tipo di nota floreale olfattiva, Amarige è superlativo per quanto enfatizza il fiore della tuberosa, perché comunque è un fiore delicatissimo ma con un potere devastante di profumazione. Poi troviamo il dry down, quindi le note di fondo, e troviamo la fava tonka, il sandalo, il muschio, l'ambra, il cedro e i legni bianchi. Già il nome Amarige viene ricollegato a mariage in francese, che vuol dire matrimonio, ovviamente mariage, quindi matrimonio tra tutte le note olfattive che sono all'interno del flacone. Sono tantissime, però a mio parere si sente davvero davvero tanto 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 la tuberosa. Molti lo descrivono come un profumo estivo, un profumo che ricorda un paesaggio estivo, un profumo fresco, floreale. La mia opinione è leggermente diversa. Io lo trovo un profumo molto sicuramente floreale, fruttato, molto opulento, quasi pesante a volte. Per quanto lui sia buono, dove c'è Amarige, basta annusarlo una volta che riconoscerete per sempre questa fragranza. Quindi abbiamo questa partenza super floreale fruttata. Quindi si passa dalla prugna alla violetta, per poi passare, come vi dicevo, alla tuberosa fortissima, ma proprio forte, forte, forte. E poi dopo svariatissime ore, perché la sua persistenza è micidiale, troviamo il sandalo molto molto presente e la fava tonka. Ovviamente come profumazione la tuberosa è presente in tutta l'evoluzione del profumo. Come molti sapranno, io non sono un amante della tuberosa, mi piace abbinata ad altre leggere fragranze, però la tuberosa è proprio una di quelle note che ti entra in testa, offusca completamente gli altri ingredienti e lei è la sola protagonista. Invece in questo profumo trovo che sia miscelata davvero molto bene, in modo da non nascondere particolarmente gli altri ingredienti. È un profumo che però io non porto mai 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 in estate, perché lo trovo un po' soffocante. È ottimo invece per il passaggio dall'inverno alla primavera, quando cominciano a sbocciare i fiori, quando siamo stanche dei profumi troppo pesanti che vengono dall'inverno, però non c'è ancora quel caldo estivo che vi fa dire sì, adesso voglio di qualcosa di fresco. La sua persistenza è strepitosa, ragazzi, strepitosa. Nonostante sia stato riformulato varie volte questo profumo Amarige negli anni, per me giuro che dura più giorni sui vestiti e un giorno intero sulla pelle. Se uno fa la doccia rimane comunque Amarige, quindi è un profumo colla. Io lo definisco un profumo colla perché si incolla alla persona e non va via, ma neanche se lo paghi. Quindi il mio voto persistenza di Amarige è un 10 su 10. Per quanto riguarda il sillage, stesso identico discorso, un 10 su 10. Chi utilizza Amarige, nonostante sia passata anche un'intera giornata,
entra in una stanza e lui si sente arrivare. Amarige è un profumo penetrante, impertinente, complessissimo, super super importante. A molti sembra datato come profumo, però ovviamente è un classico. Si sente che c'è una scia di altri anni, quindi anni 90, tra l'altro l'anno della mia 91. Però secondo me è un'ottima soluzione se la persona ama un po' questo effetto retro vintage, un po' nostalgico dei fiori di una volta, fiori gialli, corposi, opulenti, che ti fanno compagnia durante tutta la giornata. Questo è perfetto. Grazie, anche per oggi il video è terminato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscete Amarige versione de toilette. Lasciatemi un like se vi è piaciuto il video. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte. E ci vediamo al prossimo video. Let's go out!